I consiglieri regionali del centro-sinistra abruzzese si sono incontrati oggi a Pescara per una giornata di lavori dal titolo Analisi e prospettive della politica regionale. L'incontro si è reso necessario per fare il punto sulla situazione e per tracciare un percorso capace di soddisfare le aspettative di cambiamento evidenti anche nella nostra regione, come dichiarato dal capogruppo dell'Italia dei Valori alla regione Abruzzo, Carlo Costantini. La regione, la nostra regione, il tessuto economico si riprende e si rilancia se si ha la capacità di individuare risorse da impegnare per la nostra economia. Le risorse ci sono, ma evidentemente occorre il coraggio e una visione futuro diversa, una visione futuro che noi abbiamo l'ambizione e la determinazione di rappresentare nei prossimi 2 anni e mezzo. Abbiamo per esempio immaginato di poter presentare tra qualche settimana, tra qualche mese, una nostra idea di nuovo piano sanitario regionale per superare questa visione di piani operativi che non sono null'altro che una gestione emergenziale della sanità in un contesto di per sé già emergenziale. Abbiamo deciso di essere più determinati nella gestione di alcune emergenze ambientali che stanno interessando il nostro territorio, soprattutto per superare la subalternità del Presidente della Regione rispetto ad un governo che ha scarsissima attenzione rispetto alle problematiche ambientali. Abbiamo deciso di mettere al centro della nostra agenda politica l'energia di rifiuti, considerandoli come delle prospettive e delle opportunità di guadagno e di sviluppo piuttosto che come problemi. Anche il capogruppo del PD, Camillo D'Alessandro, è intervenuto durante l'incontro. Non si riparte in Abruzzo, se non si riparte, questo sarà il nostro tema del lavoro fondamentale in Consiglio regionale, se non affronteremo 2 grandi macro questioni. La questione del lavoro e dell'occupazione, dunque dello sviluppo economico, la questione della riattivazione, della ripartenza economica del terremoto.